Allora, abbiamo visto le osservazioni che sono state fatte per il momento, appunto, CGIL e cittadinanza attiva, Tribunale dei diritti del malato, Jacopo Berti. Le Ma osservazioni in modo il particolare. punto se ne discuteva anche adesso. Bene, Fuori onda. però io sinceramente di valutare, come si suol dire, ex post, ovvero dopo, nel momento in cui avviene una riforma, che l'ultima è stata fatta 20 anni fa. A me sinceramente non piace come idea, non piace proprio per niente, ma lo dico nel mio ruolo di rappresentanza. Io non posso permettermi di giocare e di vedere e provare come vanno le cose quando stiamo parlando della salute di 5 milioni di persone e di 8 miliardi e mezzo di denaro pubblico. Non posso provare. Ma io, Io assessore, devo mi avere. perdoni, non ho No, detto chiaro, ma io questo, dico. assolutamente non ho detto questo. No, no, lo Infatti so, però. spetta alla politica decidere e ve ne assumete le responsabilità. Ci mancherebbe altro, siamo Certo, felici, ne senza ombra abbiamo di eletto dubbio, per però. questo, ecco. Il punto è che, come si discuteva appunto, non esiste ad oggi, o quantomeno noi non abbiamo in mano ad oggi, nessun tipo di prospettiva. Quindi noi abbiamo un progetto di legge, abbiamo dei dati di com'è ad oggi la sanità, ma non esiste, come si suol dire, uno studio di fattibilità, non esiste un ipotetico scenario, non esistono i risparmi. Per adesso sono slogan, sono voci. Quanto non sarà. Poi sul riordino delle ASL o delle aziende sanitarie, ma guardi, sfondiamo una porta aperta. Noi l'abbiamo sempre detto, siamo d'accordissimo, anche all'interno della Commissione, all'interno del Consiglio, l'abbiamo sempre detto che noi siamo d'accordo su questo. Mi dispiace sentire che non è stata accolta la possibilità di farlo su bacini d'utenza, perché a nostro modo di vedere, capisco che ci siano degli impedimenti burocratici, però a mio modo di vedere la politica deve guardare oltre le scartoffie, deve cercare di tracciare nuove linee. E nel momento in cui si vanno a chiudere le province e quindi un ente che non esiste più, noi invece lo teniamo in vita a livello sanitario. È già un paradosso, a mio modo di vedere. Quindi, Per adesso le quindi manteniamo. beh, Per adesso le comunque, noi manteniamo. siamo sempre stati per l'abolizione, quindi tanto più nello schema sanitario. Intanto ci E trovi, lo questo ci sai. troviamo di fronte quindi anche a una cosa oggettiva, cioè rimettiamo Bassano a essere con Vicenza attaccata di fianco a Treviso col problema di Paolo, cioè ci portiamo avanti i problemi per i prossimi 20 anni? Cioè, ma scusatemi, non è neanche, questa è oggettivamente una cosa che è poco sensata e non mi permetto di riferirmi al collega Boron. Capisco che ci sono problemi, impedimenti burocratici, ma la politica è cambiare, andare oltre questi impedimenti burocratici, Quindi è non li perché prende facciamo le noi. scelte per modificare il corso degli eventi in un certo senso. E quindi vanno fatte anche scelte magari farraginose all'inizio, Lo ma sai, coraggiose. noi non vogliamo fare come Renzi che fa la riforma delle province e poi addebita alle regioni il Ma senza costo del ombra di dubbio, mantenimento, perché però questo è quello neanche. che funziona. Però, ma No, ma nessuno. sa, cioè Ma nel il momento. problema è, guardi, l'esempio Istituzionale è riforma amministrativo, delle perché province, sennò. cancelliamo le province. Alla fine non sono state cancellate e dentro la norma dicono le paga le regioni. Infatti andremo in aula con un provvedimento sulle province che spetta 40 milioni di euro alle regioni il conto da Sì, ma io quello pagare. che Allora, dico, non quando andiamo fai una dietro a riforma come questo. questa, Però se non cioè, siete hai, su hai, questo ma, no, ma però io guarda che la capisco la tua. uscendo dal No, ma io la appunto. capisco la tua. Dico, quando fai una riforma, non è che possiamo fare una riforma senza far finta che esistano delle regole e purtroppo di una burocrazia che ti impone anche delle strade obbligate, Chiaro. no? Ed è quello che noi abbiamo l'esperienza della modifica, come dicevo, delle ULSS nel 95, che ha comportato questa suddivisione Chiarissimo. territoriale e ancora oggi, dopo 20 anni, ma chiedi a Mantoan, Ma ci chiedi credo, direttamente alla struttura, ci non lo sono i metto in contenziosi in dubbio. Non lo essere? metto in dubbio, però chiudendo dopo io dico che capisco, ma rimango, Insomma. rimango della mia idea, cioè rimango dell'idea che bacini di utenza provinciale, che poi non c'è un numero aureo che siano 7, 10, 12, adesso, poi bisogna mettersi là veramente allora a capire numeri alla mano, esperti, sindaci, capisati di categoria, quale può essere il numero giusto e il bacino d'utenza giusto. C'è chi dice 200.000, c'è chi dice 300.000, No, no, però certo, grosso modo è capisco. quello. E da lì non ne possiamo venire fuori perché unire di nuovo, anzi di nuovo, perché unire di nuovo come provincia, ma unire Porto Gruaro con Chioggia, siamo appunto a capo, secondo Beh, me. certo. Elena, volevo fare una brevissima considerazione. Io però non ho capito, allora, ho capito, anzi, vediamo quello che ho capito. Ho capito che c'è la necessità di ottimizzare i costi e di conseguenza anche essere più efficaci e più efficienti rispetto a quello che comunque già oggi è un buon sistema il nostro, effettivamente. E questa necessità, e questo lo si fa attraverso la rivisitazione dalle 21 alle 7 ASL.
Poi c'è un discorso di carattere gestionale, di governance, di ruoli, di responsabilità che riguarda i consiglieri regionali, la giunta, il direttore dell'università. Ecco. Questo finora ho capito questo. Era emersa prima una domanda da parte della segretaria, quella di dire: ma se la nostra sanità alla fine funzionava e se poi le cose si andranno a modificare, perché non è vero che c'è un discorso di doppio apparato ispettivo, non è vero che la giunta viene depauperata da determinate cose, perché c'è la necessità di intervenire sull'aspetto della forma e non si poteva intervenire solo sull'aspetto delle ASL? Perché è una questione di forma giuridica, cioè non ti è permesso intervenire nel contesto, ad esempio, del centramento delle gare, nel contesto anche del ruolo di fare la selezione unica, cioè un concorso unico regionale, se non hai una struttura giuridicamente definita. Cioè l'area sanità non può intervenire in certe situazioni perché non è una struttura giuridicamente definita, cioè bisogna attuare una riforma per poter certo, poi intervenire, bisogna dare valenza giuridica, no? In questo caso ad azienda zero, affinché possa intervenire in certi comparti, in certi settori, se no non è possibile farlo. Sì, sono Lucia Pizza. Nel vostro, quei comuni sindaci che più volte sono stati interpellati, il vostro punto di vista? Sì, una settimana fa circa i comuni sono stati sentiti in audizione. L'audizione è una fase doverosa. Diciamo, i comuni che rappresentati come? Cioè, spieghiamo ai cittadini in che senso siete stati, cosa è successo? Una delegazione dell'ANCI che si è espressa dopo anche una riunione dell'esecutivo che ha trovato alcuni punti critici da sottoporre e da, diciamo, esaminare per una riflessione. Anche in vista, mi sembra di avere intuito che comunque certe sottolineature siano state recepite, anche in vista appunto di forse un emendamento della maggioranza che consenta di modificare alcuni aspetti del progetto di legge. Diciamo che il tempo è stato poco ed effettivamente stiamo parlando di una riforma molto importante. Quali sono le vostre osservazioni? Cioè, che cos'è che non vi, o che cosa vi andava bene? Diciamo che ci preoccupa quella S in più che riguarda la Regione Veneto come peculiarità, cioè il socio sanitario, cioè la paura che il sociale, che è rappresentato dai sindaci nella loro integrazione con la conferenza dei sindaci e il direttore del sociale, perda di importanza. Questo comporterebbe per i cittadini cosa? Ecco, nello scenario che noi individuiamo di crisi abbiamo un timore che è quello che i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni vengano diciamo meno in un contesto in cui il direttore del sociale nella proposta di legge non è più un direttore, tra virgolette, di pari grado, ecco, del direttore generale dell'USL e quindi diventerebbe, tra virgolette, un subordinato, non sarebbe più un soggetto che può portare le istanze del sociale che si integrano con le istanze sanitarie fino al livello più alto, apicale, che è quello della regione. Questa è la preoccupazione più forte che è stata portata in audizione. L'eliminazione dell'articolo 21, che merita il parere degli enti locali interessati sulle modifiche degli ambiti dell'ASL. Esatto. Ecco, però, Sindaco, l'esame degli atti di bilancio dell'ASL, gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale, le valutazioni del direttore generale diverse dai pareri per la sua revoca o conferma, così come l'articolo 21, sono cose che restano ai sindaci o verranno eliminati? Perché io ho avuto sentore verranno eliminate queste particolarità e questo ha creato un subbuglio nei sindaci. Faccio un esempio concreto, in provincia di Padova ci sono 104 comuni, oggi ci sono 3 USL. Stiamo parlando di 3 USL che diventano una USL e di un esecutivo dei sindaci dove probabilmente l'USL diventerebbe un distretto e i sindaci sarebbero rappresentati da un presidente e da un vicepresidente. Ora, peraltro, la conferenza dei sindaci viene convocata dal sindaco del comune più popoloso
e quindi c'è già oggi una difficoltà quando il sindaco del comune più popoloso non riunisce la conferenza dei sindaci. E poi ci sono situazioni diversificate, perché ci sono USL dove certe funzioni sociali sono state già delegate dai sindaci alle USL e altre USL nelle quali invece i sindaci hanno preferito mantenere certe funzioni. Tutto questo nelle more dell'attuazione del piano sociosanitario regionale, cioè nelle more dell'attuazione dell'ospedale di comunità, dell'hospice, delle unità riabilitative, cioè di una serie di strutture intermedie che sono necessarie per dare sicurezza ai cittadini rispetto non solo alla prestazione diagnostica o al ricovero, ma a tutte quelle vicende che interessano la vita della persona dalla nascita alla morte e che sono collegate anche a situazioni di patologie croniche, per esempio, tutto o sociale, a situazioni correlate alla disabilità. Esatto, quindi la preoccupazione è forte e la speranza è altrettanto forte, cioè che le osservazioni che nella fase dell'audizione sono semplicemente un appello, se vogliamo, siano poi trasfuse in un emendamento della maggioranza o in una rivisitazione della proposta di legge, soprattutto su questo punto. Il secondo punto riguarda la figura del manager dell'azienda zero. Se è il manager prefigurato stasera dal presidente Boron, e cioè il manager di una stazione unica appaltante, in buona sostanza, che si occupa di back office, cioè di servizi che i cittadini non vedono, ma che sono essenziali a livello di economia di scala, quindi appalti di beni, servizi, forniture, trattamento economico e giuridico del personale, compreso i concorsi, nulla eccepiamo. Questioni più amministrative, insomma, più semplificare. Ci preoccupa un'eventuale situazione in cui ci sia un ulteriore verticismo della struttura, in cui anche i direttori generali vengano siano meno sottoposti al manager dell'azienda zero. Questi sono i due punti. Giriamo il tutto, tanto a Boron quanto a Berti, in modo da dare risposta alle perplessità. Ecco, l'aspetto del sociale è un po' quello che preoccupa i sindaci e quindi è un problema importante. Può venir meno? Che cosa possono aspettarsi i cittadini? No, ma io l'ho già detto prima, no? Che per quanto riguarda il timore che è stato portato, cioè quello che con la cancellazione del direttore sociale potesse sparire il contesto sociale, cioè l'organizzazione sociale sul territorio, è un timore che non ha giustificazione. Perché? Uno, perché il progetto di legge non entra nel tema della programmazione, che è il vero punto di partenza su cui si discute la ricaduta sul territorio dei servizi. È lì dove si fa programmazione sociosanitaria, dove si definiscono gli interventi sul territorio, e non è sul progetto di legge della riorganizzazione di Azienda Zero che si discute. Ma comunque sia, abbiamo detto, siccome abbiamo visto che il punto di riferimento del direttore sociale è sentito come un punto importante, cioè per avere un interlocutore, abbiamo detto che noi lo manteniamo. Su questo l'ho detto fino all'inizio. Con pari poteri, perché si parlava di poteri. Direttore, cioè quando uno è direttore ha i poteri definiti dalla legge. Non è subalterno nessuno. Certo, quando è direttore, poteri definiti dalla legge. Poi su quello che riguarda invece le conferenze dei sindaci, abbiamo detto, cioè, ma a parte che non c'era scritto nel progetto di legge, ma l'ho ribadito quando ho detto i tre punti, no, su cui la maggioranza interverrà, e perché li ha fatti i suoi, e uno di questi era la conferenza dei sindaci. La conferenza dei sindaci rimane, avrà competenza su quello che è il distretto, cioè l'attuale ULS, con le competenze che gli sono riconosciute dalla legge. Nella programmazione provinciale, quando si fa sintesi in ambito provinciale, saranno portate le istanze del distretto, del territorio, dal presidente
e dal vicepresidente di quel distretto, cioè dell'attuale ULS, in ambito provinciale, dove si fa sintesi. Ma non dobbiamo dimenticare, e guarda, cioè se volete lo rileggo, cioè il punto del progetto di legge. Articolo 5, ma, comma 5, articolo 18. Cioè, qui io leggo... Ed è rubrica le attuali conferenze dei sindaci e conferenze di distretto. Sì. Poi, cioè è... Però questo viene meno la funzione, viene in pratica la valutazione, le funzioni di indirizzo e valutazione andranno a appannaggio del solo esecutivo. Così. No. Sì, sì, un attimo, se lo Ferrarei, deve aggiungere una cosa, sì, anche così aggiungere una precisazione. Sì. Che... No, rispetto al ruolo dei sindaci, il tema è che allargando l'ambito territoriale, ovviamente la rappresentanza dei sindaci poi alla fine diminuisce, c'è poco da fare. No, diventeranno rappresentanze dei distretti e una piccola parte diventerà una rappresentanza invece della conferenza dei sindaci, ex conferenza dei sindaci. Secondo noi il tema, al di là di semplificare, è che in un processo come questo, dove comunque i sindaci rimangono ancora il punto di riferimento per la sanità del proprio comune, perché questa è la legge, i sindaci devono trovare luoghi, direi anche in un riequilibrio dei poteri rispetto a questo progetto di legge, dove la conferenza dei sindaci viene rivalutata non solamente aumentandone eventualmente il numero in termini di rappresentanza, ma per esempio a livello regionale, che non c'è. No, perché stiamo parlando adesso di livello locale, ma facciamo un'azienda zero, no? Così come è stata prevista almeno. Facciamo il 7 USL e a livello regionale qual è il rapporto tra la regione e i sindaci a livello regionale su questo tema sanità e sociosanitario? Io penso che dovrebbe essere rivalutato anche in questo senso il ruolo dei sindaci anche a livello regionale e non solamente a livello provinciale. Non so se ho Berti, d'accordo, Boron, entrambi, in modo che dopo la parola anche il Presidente per quel che riguarda i lavoratori del settore. Tra l'altro lo prevederebbe persino la legge nazionale a questo punto. Cosa qua. Cosa dice? Ma io volevo tornare un attimo, se mi è permesso, su un punto precedente riguardo agli aspetti finanziari. E di fatto poi quando i flussi finanziari vengono decisi da un ente molto ristretto o nel caso adesso, di una persona, anche se non ci sono processi, come si suol dire, de legge, poi subentrano dei processi de facto, cioè nel momento in cui uno ha la possibilità di mettere in atto e di redigere quelli che sono i vari articolati per gli appalti e per le forniture, è ovvio che si vengono a creare dei momenti di subordinazione. Cioè io penso che alla fine è brutto da dire, però quello che muove il mondo sono sempre i soldi. Sono i soldi nel momento in cui, quando si ha a che fare con cifre del genere e si creano forniture che vanno a muovere centinaia di milioni di euro, si esce dal fatto tecnicamente lui è subordinato a chi e a chi risponde cosa. Perché nel momento in cui gli appalti vanno a favorire o a sfavorire, ma questo non viene fatto con malizia, io lo dico in maniera molto oggettiva, è ovvio che si crea un rapporto di subordinazione. Non ci può più essere un rapporto paritetico tra questi due enti. Si crea un rapporto quindi dove la salute del mio ospedale, quindi la mia capacità di poter operare o di poter agire in funzione del bene dei cittadini, è subordinato al fatto che io riesca ad ottemperare tutta una serie di requisiti che vengono scritti e quindi redatti da un organo esterno. Che fa riferimento appunto. Sì, sì. Sì, no, chiarissimo. Una volta i 5 Stelle erano molto più diretti nelle loro cose, adesso hanno acquisito anche Non capisco se è un complimento, nel senso che è un complimento, è un'evoluzione. È positivo. Allora, senso nell'evoluzione che... deve aggiungere qualcosa. Sì, sì, no, io però la cosa che mi rimane come dubbio è se alla conferenza dei sindaci, che non è più conferenza dei sindaci, spetta l'esame degli atti di bilancio dell'ASL, gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale, la valutazione del direttore generale e quant'altro, perché se questi non sono più appannaggio dei sindaci, viene svuotato il valore dei sindaci. Non so, Presidente, restano a capo dei sindaci queste cose? Certo, l'abbiamo detto, la conferenza dei sindaci rimane, le disposizioni che lei ha letto, cioè tipo il punteggio che loro assegnano a misura di 20 punti ai direttori generali, rimane il fatto
Lei menzionava giustamente un'altra parte dove si parlava di programmazione. Torno a ribadire che qui non si fa programmazione nel progetto di legge 23. Non si fa, mi scusi, posso interromperla? Non si programmazione fa, sociosanitaria. Perfetto, però quando tu programmi finanziariamente, esatto, e dai un budget, no, di fatto dai dei, sì, limiti di spesa, no, e siamo, allora, lì, eh? Per quello, di come diceva il mio collega, il ruolo dei sindaci è fondamentale anche a livello regionale, e non solo territoriale. So se è chiaro il concetto? Sì, però, allora, partiamo, non partiamo dai piedi, ma partiamo dalla testa, no? No. Bene. Allora, basta bilanciare meglio i poteri. Dubbi, abbiamo dubbi che ci sia un presidente della regione, che ci sia un consiglio, no, regionale? Ma cosa c'entra? Che c'è, ma nessuno mette, allora, in il problema è semplicemente questo. Cioè, basta poi volerlo, cioè, perché bisogna anche cercare di capire le cose. La programmazione, e lo definisce la legge, la suddivisione dei budget, e lo definisce la legge, sono compito della giunta regionale, sentita la commissione e portata in consiglio. La 229 questa dice la anche i sindaci, però, No, allora, la legge nazionale dello Stato dice, sì, anche la conferenza. È il percorso che si fanno. È il percorso che si fa quando si fa la programmazione e sentiti i bagni. Questa è la programmazione e questo è l'iter. Bene, su questo progetto di legge non c'è nulla di scritto che dica che è diverso. Quindi perché se lei mi dice che qui dentro c'è scritto che è diverso, allora ciò che non c'è scritto non vuol dire che è modificato. La legge funziona così. Si modifica ciò che si scrive, però, non ciò che non si scrive. Allora, siccome la programmazione, e per programmazione vuol dire anche la suddivisione dei budget, e se vuole poi rileggo il passaggio dell'articolo, parla chiaro, che rimane in capo alla Giunta, al Consiglio, come rimane in capo, perché è l'unica, cioè non c'è alternativa, perché la legge lo definisce, perché il piano sociosanitario e la suddivisione dei budget va dentro il bilancio della Regione Veneto, e siccome il bilancio della Regione Veneto e la suddivisione dei budget spetta al Consiglio regionale votarlo, non c'è nessuna possibilità, perché il Consiglio regionale è sovrano, nessuna possibilità che un organo subalterno possa comandare sull'organo direttamente superiore. Ma questo è fondamento giuridico. Non è possibile modificarlo solo perché qualcuno ha un dubbio, è fondamento giuridico. Velocissimo, Pizzo, e poi devo andare in pubblicità. No, allora, dopo. Solo una chiosa, tutto d'accordo, tutto bene, ma rimane il fatto che il denaro transita sempre attraverso l'azienda zero, e chi tira i cordoni della borsa, lo sappiamo benissimo, alla fine determina anche il fatto dove va o dove non va la sanità veneta. Poi possiamo essere d'accordo, sono 1000 regolamenti d'Italia, siamo i campioni del mondo a fare i regolamenti, ma poi alla fine chi veramente pone i paletti sugli appalti e soprattutto sui limiti di spesa e soprattutto sulla capacità di spesa, di fatto, anche se non è l'organo superiore dal punto di vista gerarchico, è invece una figura tecnica invece che una figura politica, semplificando. Sì, Pizzo, l'osservazione che poi... Non è così, perché la suddivisione del budget viene fatta anche oggi. Esatto. Si dice tot ULS ha quel budget lì, e il budget gli serve per cosa? Per attuare la programmazione sociosanitaria che viene definita con le schede ospedaliere in maniera diretta. Bene, non viene modificato nulla. Se poi mi vuoi entrare sul discorso invece delle gare d'appalto, dico che qualcuno dovrebbe modificare, e mi pare che sia in discussione in Parlamento in questo periodo, qualcuno deve modificare il codice degli appalti. Bene, perché il codice degli appalti, il primo problema per quello che tu menzioni di gare non sempre, definite in modo... quando un codice degli appalti definisce la possibilità dell'ente appaltatore di dare, se vai nel questione tecnica, il punteggio soggettivo, sì, bene, allora abbiamo già capito che non può essere un indirizzo equo equilibrato. Cioè un codice di appalti semplicissimo che dica chiaramente che i punteggi si danno, non si scarta nessuno, e si danno i punteggi oggettivi, secondo me riduci dell'80% i problemi delle gare appalti. Ma siccome purtroppo non è così e bisogna modificare il codice degli appalti, bisogna modificarlo. Bisogna entrare su un altro livello. Un attimo solo, andiamo, prego, in pubblicità. Dopo vorrei fare una Allora andiamo in pubblicità, io devo far parlare anche il presidente Anao Assomed, che rappresenta il segretario, perché rappresenta anche chi lavora. Dopo anche Berti, Pizzo e il segretario che ci dice la sua opinione. Pubblicità rapidissimi.